Tutti parlano di San Patrignano, la serie di Netflix in 5 puntate che ha rilanciato il grande dibattito sparito da tantissimi decenni sulla figura controversa di Vincenzo Muccioli e di metodo di cura di San Patrignano. E, ho già fatto un paio di video su questo argomento che vedo che sono stati seguiti e quindi, siccome l'argomento lo sto approfondendo, e volevo anche ulteriormente ritornarci su. A brevissimo, tra l'altro, pubblicherò un'intervista a uno dei protagonisti. Non vi anticipo nulla, comunque è un'intervista molto molto interessante. Personalmente mi sono fatto un'idea sulla figura di Muccioli, un'idea che è abbastanza chiara e definita. Ovviamente non l'ho conosciuto, però sto seguendo un po' insomma, il dibattito che ha scatenato. Ci sono tantissime testimonianze e comunque la serie in alcuni punti è abbastanza chiara. Vincenzo Muccioli sicuramente non aveva nessuna competenza per fare quello che ha fatto e alcune modalità sono intollerabili e le catene, come sono stati appunto il tema al centro del primo processo, sono una modalità che poteva essere proprio tirandola, pensando al periodo storico, pensando al fenomeno dell'eroina che era esploso, pensando a questi ragazzi distrutti dalla droga che vagavano per le città, commettevano reati, aggredivano persone, rovinavano famiglie. Arrivo anche a comprenderla, adesso no ovviamente, ma che queste persone come ulteriore punizione fossero messe addirittura in pigionaie, in topaie, beh, questo francamente è intollerabile. Come è francamente intollerabile quello che poi successe con l'omicidio di Maranzano, coperto da Vincenzo Muccioli. Su questi 2 punti credo che nessuno possa essere d'accordo, nessuno tranne Red Ronnie. Si è parlato molto anche del fatto che tantissime persone si sono salvate grazie a San Patrignano. Parliamo sempre degli anni di Vincenzo Muccioli. Credo anche sia doveroso sapere poi questi dati e sapere soprattutto quante persone poi magari facevano avanti e indietro, quante persone poi sono una volta uscite sono morte di overdose, poi ci sono ricascate, insomma. Su questi numeri, Vincenzo San Patrignano e i difensori di San Patrignano ovviamente tacciono. Avete capito più o meno cosa penso di questa cosa, ma poi approfondiremo nei prossimi giorni appunto perché ho realizzato questa intervista che vedrete pubblicata. Oggi volevo parlarvi di una questione che mi ha segnalato uno delle persone che seguono il mio canale e mi hanno segnalato appunto questa rissa verbale via Twitter tra Red Ronnie e Luca Bizzarri, l'attore comico che ultimamente sta appunto, ha scritto anche un libro e poi conduce insieme al suo socio storico Paolo Cecisovlo quelli che è il calcio. Mi hanno segnalato questo articolo, questo scambio di tweet, poi riportato dal Fatto Quotidiano ed è veramente uno scontro accesissimo. Non cito esattamente il primo di Luca Bizzarri, dove condivide praticamente un post di Matteo Salvini, che evidentemente difendeva Muccioli, e Luca Bizzarri invece lo attacca. Da lì parte poi tutto uno scontro con Red Ronnie. Red Ronnie risponde a Luca Bizzarri all'inizio con toni molto pacati, nel senso che dice che in pratica lo accusa di dei giudizi senza conoscere la storia di San Patrignano.
ad un certo punto del dibattito, dello scontro, via Twitter, Luca Bizzarri invece fa intuire che qualcosa lui sa, quindi evidentemente o, tramite conoscenze, tramite amici, tramite parenti, questo ovviamente Luca non lo dice, infatti riparte uno dei tweet con "tu di me non sai nulla", riferendosi a Red Ronnie, "e non sai che so perfettamente di cosa sto parlando". E poi cita una frase di Fabio Cantelli, che è uno dei protagonisti delle serie, "sono vivo grazie e nonostante" a San Patrignano. Nel primo tweet Red Ronnie, tra l'altro, la butta lì, come fa lui di solito, il tema, praticamente dice, accusano un pochino velatamente il fatto a Luca Bizzarri di ingraziarsi Netflix, anche se lui dice poi "non lo penso", però ovviamente la butta lì, quindi forse un po' lo pensa. E Luca Bizzarri, secondo me giustamente e correttamente, gli risponde: "chi deve ingraziarsi qualcuno non sono io". Ora, su questo tema in particolare, mi volevo soffermare perché, parlando con una persona, effettivamente, il fatto che Red Ronnie difenda a spada tratta, no? San Patrignano e Muccioli, più addirittura di Andrea, il figlio di Muccioli, che in una recente intervista sul Corriere della Sera ammette che comunque suo padre qualche errore anche grave l'ha commesso, mentre Red Ronnie no. E quindi che Red Ronnie in qualche maniera debba ingraziarsi qualcuno, Luca Bizzarri lo dice. Quindi prima Red Ronnie a dirlo velatamente, senza affermarlo, poi Luca Bizzarri invece lo dice esplicitamente riferendosi a Red Ronnie. Insomma, praticamente c'è tutto uno scontro che va avanti. Poi Luca Bizzarri esplode, come dice appunto il Fatto Quotidiano: "se tu sapessi di cosa stai parlando e cosa ho passato io, Carlo mio imbecille", riferendosi a Red Ronnie, "ti vergogneresti come un cane. Tu e il cretino che ha messo il like". E Red Ronnie chiude dicendo: "ok, se offendi mi dai dell'imbecille, passo e chiudo". E invece Luca Bizzarri prosegue: "E del cretino, e se ti incontro te lo dico in faccia che di me e di cosa ho passato non sai una sega, e ridi le battutine dei tuoi fan, idiota". E qui chiosa Luca Bizzarri, quindi chiude questo scontro, che, come appunto avete sentito, potete comunque trovare l'articolo sul Fatto Quotidiano. Vediamo se c'è anche l'autore. No, non c'è l'autore dell'articolo. Comunque, mettete San Patrignano, Red Ronnie, Luca Bizzarri, Fatto Quotidiano, viene fuori questo articolo. Sulla figura di Red Ronnie credo si debba parlare ancora, e ne parleremo, anch'io ne voglio parlare ancora, perché effettivamente sta diventando una questione anche grottesca, no? Perché la sua difesa di Muccioli è eccessivo oggettivamente, cioè non ammettere neanche gli errori commessi, voglio dire, nessuno è il padre eterno, quindi Muccioli è un essere umano, è stato un essere umano e sicuramente ha fatto anche errori, e come è emerso chiaramente ne ha fatti di gravi. Ora l'Italia era appunto un altro paese. Adesso sarebbe stato sicuramente bloccato all'istante. Ecco. E quindi, insomma, perché Red Ronnie si comporta così, non si sa. Questo non si sa, però, insomma, il sospetto che insomma, no, come dice Luca Bizzarri, debba ingraziarsi qualcuno. Cioè, tenete conto, ad esempio, anche il famoso. È noto questo, il legame appunto tra Red Ronnie e Letizia Moratti, no? Quando Letizia Moratti era sindaco di Milano, Red Ronnie appunto organizzò mostre, fece
eventi, insomma, quindi il legame, che probabilmente questi si sono conosciuti a San Patrignano e poi il rapporto è andato avanti. Il rapporto legittimo è assolutamente corretto, però ovviamente l'atteggiamento di Red Ronin veramente sembra il famoso atteggiamento del primo della classe, no? Si deve sempre stendersi di fronte ai potenti di turno per poi eventualmente, non lo so, avere qualche vantaggio. Il sospetto c'è, ovviamente, l'atteggiamento è quello. Però ovviamente, insomma, parliamo già di un altro periodo, insomma, quindi praticamente. Però, insomma, l'atteggiamento e le parole di Luca Bizzarri vanno oggettivamente verso, in questo senso. Red Ronnie, tra l'altro, ieri sera nel suo programma su YouTube e su Facebook, ha anticipato che lunedì sera, cioè domani, avrà in diretta, quindi presumibilmente il programma inizia alle 21, quindi insomma, non avete una data, un orario preciso, avrà con lui, non so se fisicamente o via Skype, Andrea Muccioli. Quindi il tema domani riesploderà. Ora, perché Red Ronnie si comporti così è forse, no, uno dei temi attuali legati alla storia di San Patrignano. Vedremo. Tra l'altro, Luca Bizzarri dice delle cose corrette, secondo me, che la serie tutto sommato è equilibrata. Cioè, non è una serie contro Vincenzo Muccioli. Parla Andrea Muccioli, parla Red Ronnie e non poche volte. Ci sono i resoconti dei processi, c'è la dichiarazione di Paolo Villaggio, no? Difesa di Muccioli. Insomma, che trattarla come una serie contro Muccioli, francamente. Ma io stesso, prima che scoppiassero tutte le polemiche, ovviamente ho visto la serie, mi sono fatto un'idea, ma oggettivamente non ho concluso la visione pensando che figlio di puttana era questo. Invece è stato abbastanza completo, no, il panorama. Devo dire che l'unico aspetto che, anzi, addirittura, ecco, questo punto è interessante, secondo me, perché la parte più oscura, più quasi inquietante di Vincenzo Muccioli, cioè la parte mediatica, scusate, la parte legata, diciamo, al paranormale, quando lui, no, si dichiara medium di avere dei poteri. È un aspetto, quello che la serie non ha approfondito, probabilmente per ragioni anche di tempo, che però avrebbe veramente, secondo me, danneggiato ulteriormente la figura di Andrea Muccioli, di Vincenzo Muccioli, cosa che non hanno fatto. Secondo me, se avessero approfondito quell'aspetto, credo che la figura di Muccioli sarebbe ulteriormente stata sputtanata, perché da quel poco di informazioni che ho, non stiamo parlando di una persona che aveva effettivamente questi poteri, non ne aveva, e quindi affermare certe cose lo avrebbe trasformato davvero in una macchietta, e quindi avrebbe, secondo me, dato, dal punto di vista dell'immagine di Muccioli, un colpo da capo, cosa che invece la serie non ha fatto. Quindi davvero l'eccessivo, si può dire, vigore, no, che ha messo Red Ronnie su questa cosa, sulla difesa di Vincenzo Muccioli, pare oggettivamente eccessivo e anche un po' anomalo. Quindi, insomma, qualcosa sotto davvero credo ci sia. Ma vedremo nei prossimi giorni. Intanto volevo appunto buttarvi dentro, all'interno di questo dibattito esploso su San Patrignano, anche questa parentesi, questo scontro fra Red Ronnie e Luca Bizzarri, che probabilmente finisce qui perché non pare dalle parole di Red Ronnie di volere proseguire. Comunque, domani sera appunto c'è questa intervista, vedremo cosa si dirà Andrea Muccioli,
cosa dirà Fred Ronnie possiamo immaginare, però quello che dirà Andrea, secondo me addirittura potrebbe essere come dire, potrebbe anche danneggiare Fred Ronnie, perché credo che Andrea Mucci si ripeterà le parole che ha detto, che ha utilizzato in questa intervista al Corriere della Sera, oggettivamente vanno un po' a cozzare contro la difesa strenua di Red Ronnie, ma di questa cosa vedremo nei prossimi giorni. Intanto ringrazio le persone che mi hanno scritto, che stanno seguendo questo dibattito, e per chi vedesse per la prima volta uno dei miei video su San Patrignano, segnalo che ce ne sono stati già altri due. Chi avrà il buon cuore può ovviamente iscriversi al mio canale. Chi ha soprattutto notizie, testimonianze, siti da segnalarmi, cose che è stato già fatto, ovviamente li ringrazio. Se qualcuno volesse anche contattarmi, mi può scrivere, se ha qualche storia legata a San Patrignano, e poi insomma, ci sentiamo eventualmente. Quindi grazie a tutti, buona domenica. Domani attendiamo l'evento clou dell'intervista a Andrea Muzzoli da parte di Red Ronnie. Domani sera, ricordo, 21 inizia il programma di Red Ronnie su YouTube, Facebook e altri social, e niente, insomma, ci sentiamo. Chiunque ovviamente ha testimonianze mi contatti. Grazie mille e buona domenica.